UV mapping. Con UV mapping si intende una particolare modalità per disporre una texture, quindi un'immagine bidimensionale, su un oggetto, su una mesh tridimensionale. Quando infatti creiamo un materiale, ad esempio, creiamo il materiale per il cubo presente in scena. Se questo materiale contiene una texture, fa uso di una texture, dovremo, oltre ad aggiungere il nodo che contiene questa informazione, prendiamo ad esempio come texture il logo di Blender, dovremo indicare quello che è il vettore che definisce il modo attraverso cui questa texture si relaziona alla geometria. E quindi aggiungeremo un nodo input texture coordinate e qui sceglieremo il sistema che appunto generalmente un sistema di proiezione permette la disposizione dell'immagine sulla geometria. Bene, se cancelliamo il nodo texture coordinate e quindi non diamo specifiche informazioni riguardo la modalità appunto di mappatura della texture, il programma considera come opzione di default che per definire questa relazione, quindi tra la texture e la geometria, verrà utilizzata una mappa UV. Vediamo di cosa si tratta. Per farlo dobbiamo aprire un nuovo spazio dedicato, si chiama UV Image Editor, quindi una nuova finestra al posto della 3D View o del Node Editor, che si presenta sostanzialmente come un luogo per la gestione delle immagini raster. E quindi potremo aprire una nuova immagine piuttosto che crearne una completamente nuova, o scegliere se già abbiamo caricato altre immagini nel file un'immagine esistente e prendiamo in questo caso il logo che stiamo utilizzando quale texture per il nostro cubo. A questo punto entriamo in Edit Mode con il cubo selezionato e selezioniamo una faccia. Ad clicchiamo sul tasto U di UV Mapping e selezioniamo Unwrap. Come vediamo, la faccia selezionata verrà disposta sull'immagine e automaticamente verrà visualizzata in anteprima nella finestra di rendering. Quello di cui ci possiamo facilmente accorgere è che la geometria che si trova adesso nell'Image Editor è una geometria attiva, dove quindi è possibile selezionare con le modalità che conosciamo dalla 3D View, quindi col tasto destro del mouse piuttosto che con il tasto C o il tasto B, insomma con i soliti comandi della selezione, è possibile quindi selezionare le entità che definiscono la geometria, vertici, bordi o facce, e manipolarli utilizzando i soliti comandi di traslazione, tasto G, comando grab, piuttosto che rotazione o scalatura. Quindi, ad esempio, cliccando col tasto A, possiamo selezionare i quattro vertici, quindi l'intera faccia, e scalare col tasto S
per ridurre la superficie. In realtà non stiamo in questo modo riducendo la geometria, che ovviamente è rimasta intatta, non è stata modificata realmente nello spazio, ma stiamo cambiando la relazione tra la geometria e l'immagine, e quindi riducendo la faccia stiamo di fatto ingrandendo la texture rispetto appunto alla stessa faccia. Proviamo a rifare l'operazione su un'altra faccia. Selezioniamo ancora quindi i quattro vertici e col tasto U clicchiamo su Unwrap. Anche in questo caso la faccia viene disposta sulla superficie e viene disposta nella maniera ottimale, diciamo quella che consente la minore deformazione. Vedremo meglio in seguito cosa vuol dire, cosa intendiamo con questa affermazione. Quindi in questo caso, per esempio, possiamo ruotare di 90 gradi la faccia, piuttosto che ad esempio scalarla aumentando la dimensione. Ecco, come vediamo, scalando, ingrandendo la faccia, e quindi riducendo la dimensione della texture rispetto alla faccia, noteremo una ripetizione della texture. Questo perché questo spazio è appositamente pensato per l'elaborazione delle texture. E quindi, considerando che le texture sono notoriamente degli elementi che vengono ripetuti per coprire aree più vaste della dimensione singola, ecco, vediamo appunto quello che dobbiamo immaginare, insomma, è che la superficie in cui lavoriamo è una superficie che è tappezzata dell'oggetto immagine che abbiamo caricato, ed effettivamente possiamo anche vedere qual è il reale spazio di lavoro aprendo la finestra, la barra che è possibile aprire, la barra sulla destra che è possibile aprire cliccando sul tasto N, come normalmente avviene nella 3D View, e nella sezione Display cliccare su Repeat. Vediamo effettivamente qual è la reale consistenza dello spazio in cui ci muoviamo, e quindi quando modifichiamo la geometria vedremo, anche uscendo insomma dall'area propria dell'immagine originale, vedremo quale sarà la relazione di questa con la ripetizione della stessa. Bene, proviamo adesso a selezionare le altre tre facce visibili del cubo. E questa volta, con tre facce selezionate, clicchiamo sul tasto U e selezioniamo il comando Unwrap. Ecco, come vediamo, il programma ha cercato di mantenere la relazione tra le tre facce, ovvero il fatto che si tratta di tre facce contigue. E questo l'ha fatto a scapito del rispetto della geometria. Le facce sono facce quadrate, ovviamente, ma nella rappresentazione appiattita delle tre facce, queste appunto hanno perso questa peculiarità geometrica. Ed è effettivamente possibile vedere, attivando l'opzione Stretch, quanto una superficie, una faccia, sia stata deformata, sia stata strecciata appunto. E questo lo si fa grazie ad un indicatore cromatico, secondo cui il colore blu indica l'assenza di deformazioni o minime deformazioni, mentre andando verso dei colori più caldi, il verde, poi il giallo e poi il rosso, saranno appunto segnalate quelle che sono aree in cui la deformazione è maggiore.
Quello che quindi emerge è la necessità di individuare una regola che definisca il modo in cui la geometria viene a disporsi sulla texture. E per farlo effettivamente il comando UV mapping offre diverse possibilità. Se infatti clicchiamo col tasto U, oltre al comando unwrap, che appunto produce questa sorta di sviluppo della forma, questo scartamento della superficie, questo appiattimento della superficie attraverso appunto il totale sviluppo, abbiamo altre possibilità, dicevamo, altre possibilità che sono legate a appunto altre regole proiettive, come appunto una proiezione di tipo cubico piuttosto che cilindrico o sferico, piuttosto che regole che invece si basano sulla geometria, ovvero sulla dimensione appunto sull'area della geometria, e quindi sul rapporto tra le diverse superfici contigue, piuttosto che sull'angolo che appunto limita una faccia rispetto a un'altra. Ecco, e in questo modo vengono a crearsi diverse disposizioni delle geometrie selezionate rispetto alla texture. Abbiamo per esempio anche la possibilità di utilizzare la proiezione che è quella visiva, cioè quella della camera sostanzialmente. Quindi avremo esattamente quello che viene visualizzato dalla camera, utilizzato quale sistema appunto proiettivo che ci permette di appiattire la geometria appunto sulla texture. Bene, facciamo un altro esempio per capire come meglio utilizzare questi strumenti. Usciamo dall'edit mode del cubo e inseriamo un nuovo oggetto, Shift A, quindi una nuova mesh, e inseriamo un cilindro. Come vediamo, effettivamente qualsiasi elaborazione facciamo sulla texture, riusciamo a vederne un'anteprima nella finestra che visualizza il rendering. È tuttavia possibile anche avere un'anteprima più veloce, ovvero meno onerosa in termini di risorse di calcolo del computer, utilizzando le modalità di visualizzazione texture o material. Entrambe ci permettono di vedere in tempo reale appunto la disposizione della texture secondo l'elaborazione che facciamo sull'UV Image Editor. Bene, dovendo lavorare sul cilindro è necessario applicare anch'esso il materiale che contiene la texture. E quindi andiamo sul Node Editor e da qui, con il cilindro selezionato, selezioniamo il materiale presente che contiene la texture, che in questo caso è il logo di Blender. Ritorniamo quindi sull'UV Image Editor e entriamo nell'Edit Mode del nostro cilindro. Poniamo, ad esempio, l'intenzione di sviluppare il logo di Blender attorno, diciamo, alle facce verticali del cilindro. E quindi selezioniamo solo le facce verticali e con il tasto U proviamo a produrre appunto lo sviluppo della superficie. Clicchiamo su Unwrap. Ecco, come vediamo, sia dall'anteprima che dalla geometria presente nell'Image Editor, il risultato non è quello che intendevamo raggiungere. Perché anche in questo caso il programma ha cercato di mantenere il rapporto tra le facce, quindi la contiguità tra
tra le facce, e questo ha causato comunque la deformazione delle facce. È evidente dalla coloratura che viene fuori azionando, applicando l'opzione stretch. Come possiamo agire quindi in un caso come questo? Quello che possiamo fare è lavorare con una metafora sartoriale, come se avessimo di fronte un cartamodello, ovvero lavorare attraverso lo strumento seam, cucitura letteralmente. Per farlo selezioniamo, nella modalità di selezione edge, i due loop, quello superiore e quello inferiore del cilindro, e oltre a questi selezioniamo un bordo verticale. Di fatto, in questo modo abbiamo individuato quelle che possono essere delle superfici di taglio della geometria, indicando al computer quelle che sono le connessioni che possiamo rompere tra le facce e quelle che invece vogliamo mantenere, che hanno una maggiore importanza. Per applicare questa cucitura, questo seam, chiamiamo col tasto T la tool shelf, e qui nella sezione shading UV troveremo una sezione dedicata appunto all'UV editing, all'UV mapping, e qui il tasto mark seam. Bene, come vediamo adesso i bordi che avevamo selezionato sono marcati con un colore rosso a indicare che si tratta appunto di bordi dove è possibile realizzare una cucitura e quindi un taglio. Adesso possiamo selezionare l'intera superficie, l'intera mesh, e cliccando col tasto U, Unwrap, vedremo come effettivamente adesso lo sviluppo della superficie è molto più regolare. E come possiamo vedere, attivando l'opzione stretch, le varie facce non hanno subito deformazione. A questo punto possiamo, selezionando tutto, spostare la superficie in modo da permettere appunto l'applicazione lungo le facce verticali. In questo caso dobbiamo ruotare le facce di 180 gradi, a questo punto selezionando ad esempio una delle due superfici che fanno da tappo al cilindro, quindi la superficie superiore in questo caso, possiamo ad esempio liberamente disporla rispetto alla texture, per esempio in questo caso facendo comparire il logo di Blender appunto sulla superficie superiore. Bene, a questo punto è tuttavia importante sottolineare un aspetto, ovvero quello che abbiamo prodotto non è legato all'immagine, ovvero attraverso l'UV mapping non viene creata una relazione tra una specifica immagine, in questo caso il logo di Blender, e una geometria. È infatti possibile aprire un'altra immagine. Proviamo adesso per esempio ad aprire l'immagine che indica l'ultimo Open Movie progetto della Blender Foundation, Gooseberry Project,
come vediamo, al netto di una deformazione dovuta al fatto che l'immagine di base attraverso cui vengono considerate le texture è un'immagine quadrata, mentre l'immagine che abbiamo inserito adesso è un'immagine che ha un diverso rapporto base-altezza, ecco, dicevamo, al netto di una deformazione di questo tipo, la disposizione delle geometrie, quindi la mappatura che abbiamo creato del cilindro rispetto all'immagine, è rimasta la stessa. Il fatto che non ne vediamo l'anteprima nella visualizzazione renderizzata è perché il materiale del cilindro non ha di per sé il collegamento a questa immagine, ma è ancora collegata, come è possibile vedere dal node editor, è ancora collegata all'immagine Blender logo. Ma è possibile in questo caso selezionare a questo punto un'altra immagine e, come vedremo, a questo punto sarà a questa immagine che la disposizione che abbiamo creato attraverso la mappatura UV appunto si relazionerà. Quello che quindi deve emergere è che l'informazione che contiene questa specifica disposizione geometrica che abbiamo dato in questo caso al cilindro, ma in quest'altro al cubo o a queste facce del cubo, ecco, queste informazioni geometriche non risiedono nel materiale o nella texture, ma risiedono nella mesh. È infatti possibile vedere dalla sezione data della property window una casella che appunto viene definita UV Maps, uno slot dove è possibile individuare il modo attraverso cui vengono conservate queste informazioni. E di fatto, quando sviluppiamo un oggetto su una texture, quella che viene creata è appunto un oggetto UV Map. Da questo spazio è inoltre possibile gestire le UV Map, perché è infatti possibile ad esempio creare nuove UV Map. Cliccando sul tasto più verrà creata una nuova UV Map che, se vogliamo, possiamo rinominare, e definire una diversa disposizione della nostra mappatura. Ad esempio, in questo caso è possibile restringere la parte della superficie, le superfici verticali del cilindro. Vediamolo in anteprima in modalità material. Per farlo, per rendere più evidente, più presente il titolo del film. Se vogliamo utilizzare questa UV map al posto della precedente durante il rendering, dovremo selezionare l'icona della macchinetta fotografica.